so che se tu conosci o conosco, siamo stati contro tanti anni fa, Io no. e lui ci risponde questo. E allora, questa è la tentazione più semplice, no? È un po' semplicistico, passatemi il termine, questo modo di ragionare. Cioè, visto che questa cosa l'ha fatta la macchina, allora pubblico dominio. No, perché non l'ha fatta la macchina di sua iniziativa, l'ha fatta la macchina dietro il controllo umano. Io su questo sono abbastanza. Cioè, non si svegliano la mattina questi sistemi e creano opere. Poi, Ecco, su nel questo, libro guarda, ti parlo. interrompo perché così citiamo il tuo libro e citiamo la prefazione del tuo libro che ho scritto io. Ecco. Prefazione di Giovanni Damasio, intendi Massa, esatto. dire? Nella prefazione di Giovanni da Massa io cito Greco Vercellone, 74, i quali a loro volta citano un articolo del professor Mario Fabiani del 64, dove loro parlano di musica fatta tramite apparecchi elettronici, eccetera, e si pongono le stesse domande che ci stiamo ponendo noi. E concludono dicendo se c'è il controllo umano, dove l'umano mette l'input, fa sì che cioè ci sia una generazione, diciamo, controllata, adesso semplifico molto, poi si possono andare a leggere questi passaggi, e ci può essere titolarità dei diritti in capo all'autore, il quale si è avvalso però di mezzi, di tecnologie per la realizzazione dell'opera, un po' quando il fotografo Sì, utilizza la cioè, macchina fotografica, e anche esatto, sulla posso fotografia fare. tutelata nella legge del 25, poi nel 41 si dice no, quella è un'espressione, un mezzo tecnico, non c'è creatività, eccetera, Ma poi cioè, arriva posso tutta la dire commozione. che, visto che vogliamo semplificare i concetti, c'è una risposta che è semplificatoria a sua volta, ma molto netta, molto chiara. Cioè, la domanda è stata posta, cioè, questi commenti sono stati fatti dicendo, utilizzando l'espressione opere fatte dall'intelligenza artificiale. Ma è sbagliato, è la preposizione che è sbagliata, perché sono opere fatte con l'intelligenza artificiale o tramite un'intelligenza artificiale. Non esistono ancora opere fatte, allora, poi vabbè, mettiamo un asterisco e dopo ci ritorno, opere fatte in autonomia dall'intelligenza artificiale. L'asterisco è perché nel libro cito, ci sono casi in cui possiamo istruire questi sistemi di intelligenza artificiale per avere meno vincoli possibili e per quindi a un certo punto loro procedono con una sorta di automatismo e iniziano a creare qualcosa, soprattutto in ambito musicale, qualcosa che è creato senza un vero input dall'essere umano e loro continuano a imparare sulla base di quello che ascoltano in giro. Ecco, lì allora cominciamo a essere su un terreno che è quello scivoloso dell'opera in pubblico dominio, perché effettivamente è stata creata da un essere umano, da una macchina senza un controllo diretto dell'essere umano, viene pubblicata così com'è, e allora siamo molto vicini a quel caso della foto scattata dal macaco, no? Che è il famoso Sì, caso del ne 2014 parliamo, che ne ha creato parliamo. dibattito, però sembrava talmente banale, anche lì, vabbè, l'ha fatto una scimmia, non c'è diritto d'autore. Eh no, in realtà non era così semplice perché se fosse stato così semplice non ci sarebbe stata una causa che ha portato via un po' di anni e in cui il fotografo ancora adesso pare che non l'abbia digerita proprio del tutto e non ci sarebbe stato un aggiornamento delle linee guida applicative del Copyright Office americano che ha fatto un capitolo apposta per le opere, cioè nel 2014 ha dovuto aggiungere una precisazione dicendo opere create da esseri viventi che non sono esseri umani, quindi sostanzialmente animali, che sono i casi del macaco, dell'elefante, che fa i quadri con la proboscide. C'è un maiale famoso, Pig Casso, che aveva fatto dei quadri venduti in un'asta. Insomma, i casi c'erano già stati. Allora, ha dovuto chiarirlo. No, perché anche lì il dubbio era, ma non è che forse se è l'animale a creare l'opera, però l'animale l'ha fatto grazie all'input che gli ha dato un padrone, un essere umano, no? Colui che ha predisposto i colori sulla tavolozza all'elefante, colui che ha dato in mano il pennello alla scimmia, che è un po', sono un po' le stesse domande che ci facciamo noi oggi. Però tornando al tema dell'intelligenza artificiale, non sono opere create, ripeto, nella maggior parte dei casi dall'intelligenza artificiale, ma con, quindi c'è un input umano, cioè loro agiscono questi sistemi perché l'essere umano gli ha dato l'input, ma soprattutto c'è il controllo sull'output dell'essere umano, cioè loro buttano fuori qualcosa, ma non è che questo va a finire direttamente sulla copertina del libro, cioè ci vuole un essere umano o due esseri umani, perché in questo caso abbiamo lavorato in team, io e Paolo Dal Prato, cioè lui mi ha mandato delle bozze e sono stato io a dirgli su quali aspetti preferivo Sì, che lui che si. ci sta seguendo, Paolo.
Paolo, ecco, e io, lui mi ha chiesto, dimmi se ti piacciono i colori, dimmi se vuoi enfatizzare questo, se vuoi che lui abbia in mano un pennello o una penna, non lo so, alcune cose, poi gli ho lasciato molta libertà su come declinarle, però gli avevo dato delle indicazioni. E lui ha fatto 2, 3, 4 passaggi per ottenere poi questi risultati, che sono quelli che ci hanno appagati. Ma appunto, prima di arrivare a questo risultato, lui ne ha avuti di output su cui dire no, no, questo sì in parte. E dimmi se questa roba qua non è attività intellettuale. Possiamo dire che non è totalmente creativa, che è possiamo dire forse che è creativa in un modo nuovo, in un senso nuovo di creatività. Cioè che dove l'intelligenza artificiale in questo caso diventa di supporto. Eh sì, diventa di supporto. Allora,